Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti in questo nuovo video, mini episodio Pokémon. Allora, non so quanto senso abbia caricarlo adesso, però ce l'avevo lì ed era tanto che ce l'ho lì e non l'ho più pubblicato perché ho beccato il copyright per ben 2 volte, ho provato l'altro giorno a caricarlo, pubblicarlo, ma ho beccato comunque sia sempre il copyright, quindi devo farci questa spezzone di video. È praticamente il mini episodio di Ministero Raccolta Pokémon, insomma era il DLC di Pokémon Spada e Scudo, ecco, mettiamola così. Quindi è vecchio, sarà un anno e mezzo che è uscito l'episodio e non l'ho ancora fatto perché appunto ho dovuto beccare il copyright. Allora, come dicevo, un episodio dedicato al DLC di Pokémon Spada e Scudo gioco e ci sono dentro vari personaggi, ci sono dentro gli Slowpoke Formagalar, ci sono dentro le due capi palestra e ci sono dentro, se non erro, anche le forme alternative dei Regi e dei volatili Molte, Zapdos e Articuno, se non sbaglio. È veramente un bellissimo episodio, ragazzi. Io sto commentando per cercare di non beccare due copyright perché sapete che dopo un video, e quindi sì, voglio pubblicarlo così ci sono tutti gli episodi della serie. Adesso attualmente ne sta uscendo una nuova di serie, ne sto uscendo, che è basata su Isui, veramente molto molto bella. Però devo dire che anche quella serie non era male, mi è piaciuta molto. E anche ogni tanto devo dire che le fanno sto miniserie, ragazzi, molto molto carine direi. Ci sta, dai, sei anche su Pokémon, ovviamente. C'è stato anche un mini episodio, un cortometraggio di Kirby. C'è stato uno su Bidoof, comunque sia sempre Pokémon. E ogni tanto, dai, possiamo appunto deliziarci di questi cortometraggi, di mini video di 4-5 minuti, non arrivano quasi mai a 10. Però devo dire che sono veramente molto molto interessanti e durano poco, ma molto succosi, bisogna dire così, ricchi di trama, e devo dire che li apprezzo veramente tantissimo. Che altro posso dire? Il gioco non ho ancora finito. Sto cercando di intrattenervi perché per non beccare un altro copyright, visto che ne ho già beccati fin troppi, ogni tanto lo becco anche per la musica, anche perché volevo provare a scaricare la nuova musica, che è quella che ho un po' stufato, da mettere sotto i video. E quindi o per la musica o per le immagini io becco il copyright, che mi ha stufato sinceramente. Adesso chiaramente con la musica i video non vengono più bloccati, perché non so il motivo, però secondo me da che abbiamo raggiunto i 1000 iscritti siamo quasi a 2000, quindi i video non dovrebbero venire più bloccati. Bene così, le visualizzazioni sono diminuite in questo periodo, in generale comunque sia, visto che adesso non ho molto tempo per seguire gli altri canali. E che farete di bello quest'estate? Non lo so, le facciamo un po' un fa, parliamo un po'. Io penso di stare a casa ancora. Non male. A me piace sinceramente stare a casa, cioè uscire con i miei amici, i miei animali e tutto. Fare il mio lavoro, cioè anche se non vado in ferie, non è obbligatorio secondo me. Quest'anno fa veramente caldissimo, è iniziato veramente presto, devo dire. Eccomi ragazzi con una nuova clip per concludere il video. Allora, concludo che queste miniserie mi piacciono anche tantissimo e speriamo ce ne siano altre anche dopo Pokémon La Neve di Isui. E quella che vi sta piacendo di più? Anche come stavo dicendo, quella che vi è piaciuta di più è che ce ne sono state altre qualche anno fa, è molto molto belle, tipo la serie quella con Rosso e Blu come protagonisti, come nelle vicende di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Anche quella lì è stata molto bella. Io non avevo ancora il canale, quindi non ci ho fatto nessuna reaction. L'ho guardata però a episodi e l'ho anche registrata, quindi dovrei avercela ancora da qualche parte.
molto molto bella. E poi ci sono state anche, se non erro, ce n'è stata anche un'altra in precedenza, su, se non mi ricordo male, quella non l'ho mai vista però. E niente, dai ragazzi, allora speriamo di aver coperto la lunghezza del video originale. Scusate se la grafica non è delle migliori, ma purtroppo ho dovuto un po' adeguarmi, anche perché ci tengo a vedere tutte le serie, anche se in... diciamo a distanza di tempo, però mi piace lasciare tutti sul canale, così se qualcuno magari vuole andare a recuperare tutti gli episodi. E niente, dai ragazzi, allora ci becchiamo nel prossimo video. Fatemi sapere qual è la vostra serie che vi è piaciuta di più, come vi stavo dicendo. Nulla, se non ho coperto la durata del video, dovrò fare un'altra ispezione. Yeee, yeah, che bello! Va bene. Ciao ragazzi!